Giampaolo Dalpane, perché coltivare il kiwi Dorì? Perché è un'opportunità per il produttore, per chi lo commercializza, per tutti quelli che fanno parte della filiera. Noi abbiamo scelto questa varietà perché sicuramente è la varietà estremamente interessante per precocità, colore della polpa, zucchero, qualità organolettiche, un altissimo contenuto in vitamina C, e quindi è quanto di meglio si possa aspettare da una varietà a polpa gialla. In quest'anno 2018 quanti quintali o tonnellate prevedete di raccogliere? Avevamo previsto circa 2.000 tonnellate, 20.000 quintali, ma dalle prime indicazioni che abbiamo dai produttori che stanno raccogliendo credo che dobbiamo rivedere al rialzo le stime, per cui credo che potremmo avvicinarsi alle 2.500 tonnellate. Abbiamo visitato precedentemente un'azienda dove, pur essendo di seconda foglia, comunque 14 mesi avevano le piante, una produzione molto elevata. Sì, abbiamo visitato un'azienda che dopo praticamente un anno e mezzo dall'impianto si trova a raccogliere quasi 300 quintali per ettaro. Non sono risultati normali, cioè quelli che abbiamo sempre obiettivamente, però abbiamo questo caso estremamente positivo di un produttore che ha fatto le cose a regola d'arte. E quale messaggio inviare al consumatore? Perché acquistare Dorì e dove si può trovare? Allora, Dorì, secondo me uno lo acquista, se lo acquisto la prima volta, continuerà ad acquistarlo perché è un frutto che praticamente crea dipendenza, no? E lo vedo sempre, noi lo possiamo vedere sulla S Lunga, Coop, lo troverete quest'anno, e probabilmente Lidl, ne stiamo parlando, quindi nei vari supermercati, GDO e qualcosa anche nei mercati. Per il prossimo anno ci sono in mente investimenti per aumentare le superfici? Beh, moltissimi, abbiamo già in programma un centinaio di ettari che sono praticamente certi e credo che ne faremo di più, quindi io credo che saremo attorno ai 150 qui in Europa e altrettanti si faranno nell'emisfero sud. Stiamo partendo in Cile, siamo partiti in Cile dove abbiamo già 130 ettari piantati e lì ne sono previsti altri 100 quest'anno e poi in Sudafrica e in Australia. Sempre la copertura? La copertura sempre dove, allora rete sempre, plastica dove ci sono le zone ad alto rischio di PSA, cioè noi crediamo che la PSA sia comunque, continua ad essere un problema, un rischio e quindi il poter coprire con la plastica rappresenta un elemento di difesa essenziale.